Di padre in figlia. Dal compianto Giovanni ad Arianna Ranocchi continua la storia imprenditoriale di famiglia di Ranocchi Software, azienda pesarese che in questo 2022 ha compiuto 20 anni. Compleanno di una società che gode di ottima salute, come ricordano i 240 dipendenti e un fatturato cresciuto a 30 milioni di euro con una mission aziendale calata nella semplificazione dei processi dei clienti in un mondo sempre più digitale. A 2 anni dalla scomparsa del fondatore Giovanni Ranocchi, la figlia Arianna ha raccolto quella eredità imprenditoriale che ha raccontato ai microfoni di Rossini TV in occasione del partner meeting Ranocchi Software e NTS Informatica tenutosi nei giorni scorsi a Milano Marittima. Mi sento con una grande responsabilità verso tutto il gruppo, verso mio padre prima di tutto, che ha creato questa azienda nel 2002, quando è uscito da Team System. Comunque una cosa che ci piace ricordare, perché comunque quando è ripartito la sua esperienza era già di diversi trentennale nel mondo dell'informatica, e quando è ripartito appunto nel marzo 2002 con il gruppo Ranocchi, aveva le idee ben chiare, un progetto, un'idea, una visione basata su tre principi fondamentali: la correttezza, l'esperienza e la determinazione, che sono poi gli elementi che abbiamo da 20 anni e che porteremo avanti nel futuro. Una storia importante, ricca, e a cui teniamo molto a riportare appunto i fondamenti su cui è basata la nostra azienda e i principi di mio padre. La forza di un grande gruppo, la forza dell'unione, perché crediamo realmente che l'unione fa la forza, e avere questo rapporto molto diretto con i nostri partner, con i nostri rivenditori, e mantenere lo stile della famiglia, di una grande famiglia.